Dopo 50 anni per la celebrazione dell'anniversario, con C'era una volta in Sicilia i 50 anni del Gattopardo, torna alla ribalta uno dei più grandi trionfi del cinema italiano che ha esportato l'immagine della Sicilia nel mondo. Dal 6 dicembre 2013 al 6 febbraio 2014, infatti, una mostra multimediale a Palazzo dei Normanni di Palermo permetterà ai visitatori di intraprendere un percorso tra il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e il film lanciato da Luchino Visconti nel 1963. Una sorta di viaggio nel racconto della genesi dello svolgimento di Il Gattopardo. Dal 6 all'8 dicembre, inoltre, la sala cinematografica Vittorio De Seta, all'interno dei cantieri culturali della ZISA, ospiterà una rassegna cinematografica dedicata proprio agli echi del Gattopardo. Sono, devo dire, molto contenta di aver attivato questo percorso per festeggiare l'anniversario del Gattopardo, che credo che sia anche a livello internazionale un grande riconoscimento per la Sicilia e per i suoi autori. Essere siciliani, avere in sé una cultura che è tutta particolare rispetto al resto del mondo, credo che sia un'unicità che vada valorizzata a livello mondiale. Il Gattopardo, il film, il romanzo restano, io direi, molto attuali. Sono una lezione importante per questa terra, che ci aiuta a rileggere come siamo stati e che ci aiuta anche molto a capire come possiamo essere, come possiamo cambiare, profondamente questa nostra terra. La mostra verrà ospitata nel Palazzo Reale, che è il palazzo storico del potere siciliano, potere per tanto tempo dopo l'arrivo di quel libro, di quel film straordinario, identificato spesso come gattopardismo. Una mostra che non è solo celebrativa, ma che stimola la riflessione, spero, anche la politica su questi temi.